Ciao a tutti ragazzi e bentornati da Carmi Special. Ho letto una notizia clamorosa che vi lascio tra l'altro in descrizione per poterla leggere anche voi, nella quale a quanto pare la Juve ha rifiutato 100 milioni per Higuain, un'offerta arrivata dal Chelsea che praticamente è disperato per cercare una punta forte, un bomber, e a quanto pare sta cercando di strappare Higuain alla Juve. Juve che però ha rifiutato. Io quando ho letto questa notizia di 100 milioni per Higuain, un po' ho titubato e sono juventino, quindi potete capire che dovrei comunque volere che Higuain restasse alla Juve. Però all'inizio ho detto cavolo, 100 milioni, sono 100 milioni per un giocatore che ormai non è più giovanissimo. E che l'anno scorso comunque hai pagato caro 90 milioni perché c'era la clausola 100 milioni fanno un po' gola, però poi ho pensato: ma come la Juve potrebbe sostituire Higuain? Perché lì serve veramente un punto forte, cioè serve una punta fortissima e non ce ne sono tantissime in vendita. Forse proprio per questo la Juve ha rifiutato, perché un'eventuale vendita di Higuain sarebbe un contrattempo in più, uno stravolgimento del mercato. Già c'è stato Bonucci in questi giorni, figuriamoci a dover anche sostituire Higuain. Però magari pensando un po', ad esempio, a me è venuta l'idea magari Morata, che puoi strapparlo al Real per 55 milioni, visto che lui comunque ama la Juventus. Se la Juventus potrebbe un po' tentarlo anche a 55, massimo 60 milioni lo prendi, e con i 40 milioni e passa restanti potresti andare a comprare il difensore, il centrocampista soprattutto, il terzino destro. Quindi poi ancora in più i 40 milioni di Bonucci, puoi fare anche un mercato clamoroso. È anche vero però che Higuain ormai ha una sincronia, una buona diciamo ha affinato bene il rapporto con i compagni, si trova bene, è anche reso abbastanza bene, non ha fatto tanti gol come al Napoli, ma li ha fatti comunque abbastanza decisivi. Ditemi voi cosa ne pensate, perché veramente a me è rimasto questo interrogativo, non so cosa farei. Vi lascio il sondaggio anche sopra delle schede. Ditemi veramente cosa fareste voi al posto di Marotta, Agnelli, comunque al posto della Juventus, se accettereste questa offerta o meno. Non discutete sul fatto della vostra, di cosa tifate, cercate di essere il più imparziali possibile, ecco. Ditemi cosa ne pensate e ci vediamo con un prossimo video. Lasciate un like se anche voi avete un po' qualche dubbio o comunque vi ha sorpreso questa notizia, e iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Ci vediamo alla prossima, ciao!